Saluto all'inizio ragazzi, ben ritrovati. Oggi vi porto un nuovo argomento e in realtà non è tanto nuovo perché noi banda di fissati col Medioevo e compagnia bella, insomma, fantasy, non fantasy, l'importante è che le mazzate vengano stabilite e raccomandate un po' di qua e di là, come non potevamo tornare a parlare del Signore dei Tenebri. Allora, intanto chiaramente c'è la sottile differenza, sottilissima, quanto la voragine che si è creata al fosso di Helm dopo l'Urukai matto in culo che si faceva esplodere. Ma a parte questo, volevo iniziare una nuova rubrica che vedeva in esame le armi, le armature del, insomma, del Signore degli Anelli, la versione cinematografica, perché chiaramente se andiamo a prendere i libri, le versioni ce ne sono tante, soprattutto anche di immagini e illustrazioni. E visto che sono particolarmente legato al film, insomma, ho detto vabbè, allora è la cosa più immediata e visiva che si può avere sotto mano, a cui si può parlare e fare un raffronto ben articolato. E allora oggi incominciamo la rubrica parlando di quello che abbiamo visto maggiormente, ovvero gli uomini del Signore degli Anelli, attraverso il fosso di Helm, Gondor, Osgiliath e vari corpi, vari reparti di, insomma, da combattimento che hanno visto queste due fazioni che sono entrate ormai nel cuore e nei pensieri di tutti noi tutti i giorni. Se non ci pensate, male, sbagliato, dovete pensarci assolutamente alla grande. E comunque cominciamo parlando della cavalleria pesante di Gondor, cavalleria pesante che, insomma, come si può vedere, intanto questo dovrebbe essere uno dei frame della sfortunata carica di cavalleria ordinata dal padre di Faramir, quel simpaticone. Grande, un saluto a Denethor che ci segue sicuramente. E possiamo però andare a vedere i raffronti tra la storia, quella nostra, del nostro mondo, e quello del Signore Anelli, che in realtà è molto 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 simile. Uguale no, per una marea di aspetti, ma in ogni caso possiamo andare a snocciolare. E partiamo dalla composizione dell'armatura della cavalleria pesante. Allora, intanto Gondor abbiamo una selezione di armature a piastre, quindi Gondor possiamo collocarla tranquillamente in un periodo, rapportandolo a quello del nostro mondo, intorno al XV secolo, il 1400, perché vede il grande utilizzo di armature a piastre e il grande sviluppo di esse fondamentalmente. Si inizia sempre partendo dal 300, con le prime corazzine, i primi esperimenti, armature miste, eccetera. Però in ogni caso Gondor possiamo datarla tra il XV e il XVI secolo, arrivare fino al Rinascimento. Ci sono delle caratteristiche importantissime. Allora, fondamentalmente abbiamo l'utilizzo di grandi spallacci, che ricordano un po' gli spallacci dell'armatura milanese o armatura bianca all'italiana, che poi vengono usati anche con le altre influenze, come quella gotica tedesca e la Massimilianea, via dicendo, andando fino al 1500. In ogni caso, armatura a piastre con pettorina, scarselloni barra cosciali che proteggono la figura del cavaliere, e qui c'è una grande differenza fondamentalmente, perché di norma nelle armature italiane il braccio d'arme non è solo un bracciale, ma è tutto quanto fondamentalmente. Adesso vorrei evidenziarvelo meglio, ma niente, cioè problemi, siamo rimasti a 4. In ogni caso, la cosa importante e interessante è vedere che negli interstizi, quindi come gomiti, il sottoascella, le gambe, eccetera, ci sono delle parti di cotta di maglia che effettivamente possiamo ritrovare anche nella composizione delle armature nostrane, delle armature storiche fondamentalmente. Quindi, quando uno va a parlare di realismo, chiaramente non è reale per tanti motivi, ma realismo che può dare una consistenza a quello che vediamo, le armature di Gondor sono effettivamente pratiche e protettive. Andando avanti abbiamo comunque l'utilizzo di elmi, come possono essere questa tipologia qui, fondamentalmente è un elmo, una barbuta simile ai tipi veneziani o barbuta all'italiana che vediamo in tantissime raffigurazioni, in tantissimi quadri, ma soprattutto anche dai reperti. Inoltre poi abbiamo anche la copertura per i cavalli, abbiamo questa piastra frontale che protegge il destriero, cosa che si vedrà anche in altri fantasy, però in generale
comunque la rivediamo riproposta, e inoltre anche l'utilizzo meno di tabarde, quindi colori araldici per i cavalli, che in questo caso non ci sono tabarde, era una cosa comune, insomma non è che tutta la cavalleria pesante aveva comunque la bardatura anche per il cavallo. In ogni caso andiamo a vedere anche le spade e le lance. Questa è, se uno non lo sapesse, potrebbe prendere in esempio come una spada tranquillamente in ordine dal 1300 al 1400. Spada europea a una mano, con tanto di fodero chiaramente, perché dove la metti la spada, non ve lo dico, immaginatelo, nella guaina, sciocchini. E in ogni caso abbiamo comunque, in questo caso è molto standardizzato Gondor, abbiamo tutti i drappi e i vessilli dello stesso tipo, con l'albero bianco, insomma, sulle lance dei cavalieri. Questa cosa era solita comunque anche per i guidoni da cavalleria, e i guidoni sono le bandiere lunghe, a differenza da quella da fanteria. E vi posso dire la differenza, magari parlando dei libri, insomma, fondamentalmente cosa succede? Nei libri ci sono anche i cavalieri di Dol Amroth, che è un'altra fortezza di Gondor, perché Gondor non è composta solo da Minas Tirith, che sono in quattro paesani a Minas Tirith, perché siamo Gondor, gli altri non esistono. No, nel libro è spiegato meglio: i cavalieri del Cigno di Dol Amroth. E chiaramente avremo visto guidoni con il cigno e cavalleria magari anche armate più pesantemente. In ogni caso, buonissimo esempio per parlare anche delle armature storiche e fare i raffronti. Andiamo avanti. Qui si può vedere di nuovo meglio i cavalieri di Gondor, che vanno al patibolo fondamentalmente, perché quel pazzo lì dentro li lancia contro Sgiliath, già ripresa. Lo Sgiliath liberata sarà un altro articolo di cui parleremo. Qui si vede meglio, qui sono legati molto molto male, però in ogni caso in altri punti si può vedere che i bracciali sopra la cotta di maglia, insomma, vengono sovrapposti. Ora, il punto è questo: storicamente, se tu hai la piastra, non serve la cotta di maglia sotto, quindi serve solo in determinati punti più mobili e più facili da colpire, quindi sotto le ascelle, il collo soprattutto, e via discorrendo. Però in ogni caso rimane un buon esempio. Andiamo a vedere la fanteria di Gondor, che non differisce troppo dalle armature da cavaliere. In questo caso potrebbe essere, insomma, preso in esame il fatto che c'è una standardizzazione grossissima a Gondor, e questo magari rispecchia un po' le radici diverse dagli uomini autoctoni della Terra di Mezzo, perché sappiamo che Gondor è nato, insomma, dalla scissione e dai vari regni presenti in quel che era Numenor e via discorrendo, insomma, tutte le dinastie, Tolkien, Mattacchione, che continuava a discorrere di questo fatto. Fatto sta che le armature rimangono simili per la fanteria e la cavalleria. E comunque le pettorine erano simili, uguali anche per il 400, per fanteria e cavalleria. Chiaramente differivano gli spallacci a seconda dell'utilizzo, e un cavaliere chiaramente aveva bisogno di più protezione, essendo in groppa al cavallo, rispetto a un fante, ma dipendeva anche questo da, come ne ho parlato in altri video, dalla differenza, dal ruolo che uno aveva. Quindi se noi consideriamo magari Gondor con radici, mettiamoci anche Roma, mettiamoci anche mercenari, ma non tanto mercenari, una milizia ben organizzata e ben stipendiata, possiamo andare a vedere che la standardizzazione era effettivamente parte, sia storicamente che sia in Gondor, e quindi una protezione totale, massima, per i soldati di fanteria e di cavalleria. Quindi anche una forza sempre organizzata, ma di minor numero, poteva tenere testa anche a ondate più grandi di orchi, che vedremo in un altro video. Adesso parleremo anche dell'armatura degli orchi, ma più avanti. Archi lunghi per Gondor, dalla tradizione anglosassone, penso che siano archi lunghi fondamentalmente, perché li ricordano molto, che vengono usati anche dai Ranger. E passiamo direttamente ai Ranger. Scusate, no, c'era l'ultima foto, mi sono scordato, maledizione. La guardia di Fontana, la guardia di Fontana, la guardia della cittadella. Intanto meravigliosa, la componente di piume sull'elmo si può anche riportare agli elmi del 300, grandi elmi che avevano molte molte decorazioni addosso rispetto magari a quelli del 4 e del 500, dove c'erano proprio delle figure di legno intarsiate attaccate agli elmi, o anche andando ancora più indietro ad elmi dei Celti, dei Celtiberi. Insomma, costruzioni ancora più antiche dell'epoca classica, quindi possiamo ricordare sempre Gondor con affetto intanto, e con valutazione storica di un momento che ricorda il passato anche nostro. E anche gli intarsi, la bollinatura delle armature, gli sbalzi, questo non era una
qualcosa che non si vedeva. Ci sono delle armature destinate esclusivamente appunto a sovrani, re e quant'altro, in questo caso anche a, personaggi e figure importanti di difesa, che avevano armature più ornate rispetto alla media dei soldati. Qui chiaramente a completare una bella cotta di maglia e la lancia, la guardia di Fontana è meravigliosa. E ora passiamo ai Ranger. Qui c'è Mbare Faramir che è gagliardissimo, insomma, carichissimo per anche quegli altri due che c'è di fianco, sono contentissimi di stare nell'Ithilien. Un saluto anche a loro. Anche qui c'è una componente storica, perché a parte gli archi che condividono, insomma, quelli della fanteria di Gondor semplice, Faramir non è che veste semplicemente una giubba, come possiamo vedere anche in quest'altra foto, ma torniamo in questa che si vede meglio. Indossa sotto un gambeson, ed è la prima parte della protezione dell'armatura. E non scordiamoci che è anch'essa armatura. Sappiamo che i Ranger, poi, a livello storico, insomma, non è che siano pari pari come in quelli di Gondor. Ci sono delle unità adibite all'esplorazione che potevano essere vestiti in maniera più o meno leggera. Qui chiaramente i Ramminghi di Gondor hanno un farsetto e un gambeson, inoltre anche una tabarda araldica della città di Gondor, Faramir, il grande esempio lampante. E hanno anche delle pellegrine, oltre che i mantelli. Soprattutto questi ragazzotti alla destra e alla sinistra di Faramir. Pellegrine che sostituivano in toto il mantello, erano molto, indumenti molto semplici. Il classico cappuccio, dici, ma dove lo metto il cappuccio? E te lo metti in testa? Ma che domande? Sciocchini due volte. Ma in ogni caso, a parte questo, il cappuccio, abbiamo mantelli, che probabilmente sembrano lana, fustagno. Mantelli comunque con queste tonalità non incredibili, ma reali, realistiche. E l'utilizzo di bracciali di cuoio che potevano andare a protezione insomma, del ranger. In ogni caso, le protezioni la maggior parte erano in stoffa come il gambeson, stoffa imbottita, gli stracci, eccetera, e pezzi di metallo. Le protezioni in cuoio non appartengono al XV secolo. Ci sono queste giubbe di cuoio usate anche nel 1200-1300, quindi possiamo mischiare queste cose insieme agli skinieri, eccetera. Di nuovo qui abbiamo un bel comparto di Ranger, spada a una mano al fianco, pugnale probabilmente nascosto da un'altra parte e arco lungo. Mi piace tantissimo la scelta che hanno adoperato perché sono reali, sono realistici, sono sporchi, sono veri, non sono finti, non hanno colori incredibili, anche se in medioevo sappiamo che ci sono colori sgargianti, soprattutto per le truppe che si affrontano in campo. Qui vabbè, gli lasciamo il semplice ruolo di imboscata, semplice per modo di dire, e passiamo avanti. Qui vediamo chiaramente un arco, questo è un arco inglese, c'è poco da argomentare troppo, e le protezioni in cuoio, bracciali più o meno in cuoio che sono esistiti, non sono esistiti, una via di mezzo. In ogni caso, protezioni in cuoio ce n'erano, come vi ho detto prima, la giubba e via discorrendo. E passiamo all'altra grande popolazione di uomini della Terra di Mezzo, per l'Occidente, adesso rimaniamo in tema occidentale. Proprio anche dalla Terra di Mezzo d'Occidente, i Cavalieri di Rohan. Qui ci sono tre esempi meravigliosi. Allora, fondamentalmente, Rohan differisce da Gondor perché più che avere un esercito regolare si basa su una milizia irregolare che viene chiamata nel momento del bisogno più una guardia di palazzo, come andremo a vedere nelle foto a seguire. E qui ci sono degli esempi meravigliosi, a parte il frontalino del cavallo tutto ornato. E in cuoio e compagnia bella. In ogni caso ci sono delle differenze bellissime. Allora, sento, sono questi elmi che sono chiaramente del X-XI secolo d.C. E c'è una grandissima differenza. Potete vedere questi due cavalieri sono assolutamente differenti da Eomer. Qui abbiamo cotte di maglia e armatura a scaglie. Intanto ricordano i popoli nordici assolutamente, i vichinghi assolutamente, più che vichinghi i norreni, i normanni. E popolazioni del nord che hanno avuto contatti appunto con l'Europa e si sono stabiliti un po' come hanno fatto i ragazzi di Rohan. Ma anche andare a vedere i Goti e i Visigoti avevano armature simili, assolutamente. Questa armatura a scaglie comunque che sono della tradizione orientale, cotte di maglie che hanno attraversato in lungo e largo l'Europa e da nord a sud, da est a ovest, e poi arriviamo a Eomer che possiamo identificarlo con un'armatura leggermente più standardizzata, con un'attenzione migliore per i dettagli e per la protezione. Questa probabilmente sarà un'armatura, come era solito fare dalle milizie
insomma, anche italiane dei secoli, dal XV al XIV, XV e via discorrendo, si armavano con quello che avevano, magari passato anche dal nonno. Invece Eomer è all'avanguardia, possiamo identificarlo come un'armatura da mercenario. Qui c'è un bel esempio di differenze tra Gondor e Rohan, a parte vabbè, anche loro hanno guidoni da cavalleria, giustamente, qui tronfissimo, carichi, non c'è una cinta, vabbè, non importa. Pantaloni cadranno, le braghe cadranno, ma che combattimenti si faranno. Questo è l'utilizzo di rotelle e scudi tondi, classici insomma, dell'utilizzo storico norreno, che vengono imbracciati con un umbone, che è questa parte di metallo, a cazzotto dietro lo scudo per l'attacco e la difesa. E si può vedere anche, insomma, gli scudi di Gondor ricordano molto questi scudi, una via di mezzo tra pavesi, ma non sono pavesi, tra targoni che venivano usati dalle fanterie europee tra il 3 e il 400, assolutamente. E c'è questa grandissima differenza con l'utilizzo di camagli, barbute, spangenel e via dicendo. Concludiamo questa piccola rassegna di armi e armature. Adesso vi voglio far vedere, ci sono le accette e le spade, insomma, ecco, senza tralasciare che le spade, le accette di Rohan sono di stampo più norreno, assolutamente, per rimanere sempre in tema. Questa è la guardia di palazzo che è più standardizzata, ha una gorgiera che qui si vede molto spesso appoggiata sopra le armature, in realtà non era fatto così, c'è una sottile differenza. Queste gorgiere dovrebbero appartenere a un periodo più 1500-1600, perché si veniva appoggiate sotto la pettorina e incastonate nelle armature di ultima generazione, possiamo chiamarle così. Però vabbè, è rimasto nell'ideale fantasy e quindi procediamo così. Armatura a scaglie, anche di tradizione romana, doriche squamate, magari appunto a significare la posizione di rango migliore anche di guardia di palazzo, con questi elmi assolutamente di stampo vichingo. E soprattutto sono standardizzati, quindi con gli spallacci che ricordano quelle di Eomer e l'utilizzo di gambeson e altre tuniche. In ogni caso, anche loro sono reali e realistici, con le spade, sempre le lance uguale in stile norreno, e si può vedere la differenza grandiosa rispetto a questo miliziano, magari che era già di scorta e di punto fermo al fascio di Eomer. In ogni caso, sempre grande utilizzo dei dettagli, perché nulla viene lasciato al caso durante la produzione. Ritorniamo con i cavalieri di Gondor e i cavalieri pesanti, perché è l'immagine che mi piace di più in questo momento. E quindi questa fa parte di una piccola rubrica che voglio continuare. Io vi ringrazio per aver passato del tempo con me. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e condividerlo con orchi, elfi, nani e tutti quelli che vi pare a voi. Da Capitare Grog è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!